Siamo pronti. Rilevo gli occhiali, signor Storico. No, io no, stavolta li tengo perché ciao, non ci vedo. Luce perché... No, va bene puntata così, non ti preoccupare. Però io li tengo. Devo accecarmi, vabbè. Scusate il riflesso dei miei occhiali, ma non ci vedo, ho girato il video prima, non ci vedevo niente. Ci vedo. Va bene. Benvenuti in un video haul! Ciao! Allora, abbiamo fatto un po' di acquistini. Per una cifrona, insomma, esagerata. Abbiamo sperperato praticamente quel poco che non abbiamo. Quel poco che avevamo, l'abbiamo praticamente tutto buttato. E abbiamo fatto un po' di acquisti. Iniziamo da questi, che sono quelli, diciamo, più piccolini. E perché vi chiederete, c'è anche Samuele? Tre buste di roba. C'è anche Samuele perché ha preso delle cose anche lui, che poi sono cose che io non ci capisco niente, no, quindi vi spiegherà lui bene cosa servono. Allora, siamo stati al Mauris. Perché siamo stati al Mauris? Non per cose di casa, come ci vanno tutti gli esseri umani, ma per i giochi, i giocattoli. Sì, Mauris c'ha una bella scelta. Perché abbiamo scoperto che c'ha una vasta scelta di giocattoli che partono da un minimo e arrivano a un massimo e prende diverse fasce di prezzi. Quindi se avete praticamente qualche bambino a cui fare i regali di Natale, andate al Mauris, perché effettivamente rispetto al Toys, che c'ha dei prezzi secondo me esagerati, e rispetto ad altri negozi di giocattoli, il Mauris, almeno a Viterbo, poi non so negli altri posti, tipo a Roma, non so, devo chiedere a mia madre, perché mia madre va al Mauris, quello a Roma, zona dopo Cinecittà, andando verso fuori Roma praticamente, e lei va sempre lì a quello di Mauris, però non lo so com'è fornito, se è fornito ugualmente a quello di Viterbo, però... Cioè, da Roma a Viterbo, vi fate una passeggiata di un'oretta, andate a fare i regali di Natale, insomma. E niente, quindi andate al Mauris. Allora, abbiamo preso innanzitutto questa, e mi ricordo che veniva 99 centesimi, ed è praticamente la carta da regalo. Ho voluto prendere questa qui con Topolino e Minnie, perché è praticamente una carta da regalo standard da maschio e da femmina. Quindi almeno risparmiamo. Poi, se vado dei dire perché abbiamo speso un sacco di soldi, lo scontrino, eccolo qua. C'è chi spende molto più di noi. Io sono sempre il lettore del scontrino. C'è chi ha speso, c'è chi spende 5-6 volte di più di quanto abbiamo speso noi, eh. Cioè, parliamone. Allora, abbiamo preso questa. Questo sarà il regalo di Natale di Aurora da parte nostra, che è praticamente la principessa Jasmine, perché lei ha le altre tre principesse, quindi continuiamo una collezione, così avete pure qualche idea per i regali di Natale da fare ai bimbi. E questa poi a me mi piace, cioè, dopo la sirenetta, che però non mi piace come l'hanno fatta, nella versione bambole tipo la Barbie, diciamo, non mi piace. Dopo la sirenetta c'è lei. Cioè, io adoro Jasmine. Okay, quanto viene Jasmine? Credo sia questo, 16,99, credo. Dovrebbe essere. Sì, questo. Penso di sì. Sì, sì, è questo. 16,99. Sì, 16,99, quindi non viene neanche tantissimo. E c'erano appunto tante altre di queste. Comunque, questa 16,99. Non riesco, devo cercare. Poi, questo l'abbiamo preso perché a casa, strano ma vero, i nostri figli giocano a indovina chi, solo che noi abbiamo la versione più piccolina, che non ci stanno su le caselle, le cosette, eccetera, e quindi abbiamo preso la versione più grande, gliel'avevamo detto che l'avremmo presa, quindi l'abbiamo presa, e appunto... Indovina chi? Già, PNP non è più gioco. Ragazzi, non lo so, c'erano veramente tanti. C'era Forza 4, c'era l'Allegro Chirurgo, c'era Twister. Vabbè, cioè... 14,50 euro. Chi offri di? Vabbè, l'abbiamo voluto prendere, era anche in offerta. Era prezzo scontato. E quando ci riandremo prenderemo Forza 4, perché veniva ancora meno, veniva tipo 10 euro. E abbiamo preso questo perché abbiamo anche visto che comunque c'ha un modo di giocare che
possono giocarci anche in macchina, e questa è una cosa che a me piace tanto, perché soprattutto in macchina loro stanno sempre a litigare o su cose, eccetera. Quindi ma così magari riescono a giocarci. E niente, indovina chi? Non è MB, è un'altra macchina. Poi, cose di Natale. Le lucette. Vi lascio un gioco nostro alla fine. Ah, vero. Per cosine di Natale abbiamo preso le lucette. Le lucette, no, sì, queste qua. Aspettate, ok. Lucette targate Mauris, sono quelle a tendina, perché io le volevo per metterla una nel balcone e una di là nel giardino, e quindi ne abbiamo prese due, speriamo che ci bastino. Sono 3 metri da esterno, 120 luci LED, bianco freddo abbiamo preso, quindi spara, flasheranno casa nostra. 5,99 cada una. 5,99. Poi Samuele ha preso un paio d'occhiali. Gli cambierò le lenti. Ho preso un paio d'occhiali perché gli si sono rotti quelli da lavoro. No, li devo comprare buoni. Dai, quanto costano? 2,99. E poi questo è il regalo che ci c'è, cioè, regalo è il gioco che ci siamo fatti noi anche in previsione di sabato sera, che faremo una cenetta tra amici. Aspetta, la scatola, no, eccola qua, scatola latta poker. Il Texas Hold'em. Sì, andiamo in rovina, sabato sera andiamo in rovina, voglio perdere. Allora, giocheremo con le fish, quindi non andrà in rovina nessuno. C'è il panno verde e poi dentro ci stanno le fish e i mazzi di carte. Diciamo che io l'ho voluto prendere maggiormente per i mazzi di carte, perché a me piace tantissimo giocare a scala. E solamente che non avevamo il mazzo di carte. Sì, ma mi sa che lì non ci stanno i jolly. Comunque, vabbè, perché giochiamo senza jolly. Comunque, chi offre di più, chi offre di più. Io se voi la vedete e sparate il prezzo, non riuscite a sparare il prezzo che vi dirò adesso. Vabbè, costava poco, 4,90 euro. Cioè, era proprio impossibile non piacere. C'era anche la versione con la scatola in plastica, però per lo stesso prezzo prendi la scatola in latta, che te fa anche scena, che te la metti là e fai guarda cosa ho comprato. No, no, metti sopra, fa scena, fa anche mobilio. Fa anche mobilio. Poi insomma, se vi stufate, che volete levare la roba da dentro, la potete usare benissimo per metterci le cose dentro. Comunque questo è il gioco che faremo. Vabbè, abbiamo finito. Al Mauris abbiamo finito. Mauris, via. Adesso ci sono due bustoni presi al questo Decathlon. Decathlon, tanto per cominciare, guarda se allora sei. Due mega bustoni di roba Decathlon, io tanto provo gli occhiali. Due mega bustoni di roba che adesso, eccolo qua, lo scontrino. Ma guardate gli occhialetti qui, ma sono veramente belli, eh? Neri, ti fanno intellettuale, con l'asticella blu, e sono proprio fini. 2,99 euro, le lenti le posso cambiare quando mi pare. A posto. Sì. Va bene, scontrino del Decathlon. Al Decathlon ci siamo prosciugati. Dai, Salo, puoi fare dopo il suo lavoro? No, li metto. Sto scherzando. Allora, partiamo subito dalle cose che abbiamo preso ai bambini. Allora, c'erano un sacco di cose. Allora, siamo andati al Decathlon principalmente per cercare un regalo per Aurora, che non abbiamo trovato. Io sono incazzata nera. Sono incavolata perché l'avevo trovato sul sito, ma al negozio del Decathlon non c'era, e io devo capire perché. Comunque, noi gliel'abbiamo preso per Natale, a marzo è il suo compleanno. Spiegate un po' che i negozi tengono quello che si vende. Vabbè, allora, si vende. Abbiamo preso ai bimbi queste qui. Allora, c'era una vastissima area con la roba per la montagna, e abbiamo preso questo, cioè io ho preso, perché fosse stato per lui ne avrebbe presi, però ho preso queste. Allora, queste sono delle magliette termiche. Sono delle magliette termiche che hanno due modalità di utilizzo, perché da un lato danno un calore, messe in un altro modo, messe al contrario, alla rovescia, danno un calore più forte. C'erano due colori, più un altro colore che era in offerta, e... Ah! Scontrino del Terra, non si capisce. 7,99. Sì, eccoli qua, Warm Rose e... Sì, sì, sono questi. Sì. Vabbè, comunque tutte le cose che vedete sono
7, 8 euro, 5 euro, cioè sì, non siamo andati 10, oltre i 10 euro non ci siamo andati. E niente, praticamente abbiamo preso questi, azzurro per Alessandro e rosa per Aurora. Aurora purtroppo gli ho dovuto prendere 10 anni perché 8 anni non c'era. E quindi piuttosto che non prenderglielo, io ho preso 10 anni, la mette pure il prossimo anno, sta più comoda. Comunque abbiamo preso questi. Poi, sempre per Aurora, ho preso gli scaldamuscoli bianchi perché Aurora va a danza. Gliel'ho voluti prendere bianchi perché c'ha gonnellino rosa, calze rosa, body rosa, giacchetto rosa, scaldamuscolo bianco. E in pandan con lo scaldamuscolo gli ho preso anche la retina, perché quella che mia madre gli aveva preso e portato, che era la mia, si è rotta, che però adesso la retina non la trovo benissimo. Vabbè, comunque la retina da bambina. E questi sono gli scaldamuscoli che sono sparaflescianti così, però ecco i classici scaldamuscoli, questi qui, che li può benissimo utilizzare anche per metterli sopra le calzamaglie in stile anni 90. Sì, vabbè, lei parla, io arrivo. Cioè lui fa presenza e basta. Comunque, ecco, gli scaldamuscoli, che poi glieli devo pure portare adesso. Poi... No, perché molta di questa roba io manco sapevo che c'era, me la sono trovata nel cestino, quindi che ne so, mi ha comprato una verba, non so come fa. Poi, sempre a 7,99€, ho preso questi... Ah, i scaldamuscoli vengono 3,99€, tanto per... Allora, sempre a 7,99€, sempre per i bimbi, ho preso queste, che sono due tute di quelle in pile, perché loro hanno quelle acetate. Però, visto che qua d'inverno fa freddo, ma freddo, cioè ghiaccia a 0 gradi, ho voluto prendervi anche queste, perché non tanto per la scuola, quanto per quando usciamo, nel senso, durante, adesso che si avvicinano le feste di Natale, loro staranno praticamente a casa con me, e quindi una tuta magari un po' più pesantina per portarli in giro ci sta bene. E queste appunto sono un pantalone e una felpa per ognuno. Anche queste mi pare sulle 7-8 euro. Poi, fammi vedere di qua che c'è. Poi, mi sa che per i bimbi abbiamo finito. Quando poi trovo la retina per i capelli di Aurora ve la faccio vedere. Allora, per me, ho preso dei pantaloni, questi qui tipo leggings, che però non sono leggings, sono questi qua, della linea Gym Pilates, che voi non leggete perché ho la luce sparaflesciante. Comunque Gym Pilates, ho preso la L perché io sono cicciona e l'ho preso... Nel video di prima, quello che parlavo, l'ho già detto insomma il perché. Faccio complimenti alla sola. Ho preso sia grigio scuro perché c'era... blu, grigio chiaro, nero e blu, grigio chiaro, grigio scuro e nero. Allora, grigio chiaro addosso a me, cioè mi fa vedere ancora più grossa di quello che so realmente, anche se non sono magrissima, però insomma, grigio chiaro e bianco secondo me i pantaloni solo a chi è secca come inchiodo. Blu non so mai come abbinarli, perché il blu comunque se non l'abbini col blu fa schifo, e quindi l'ho presi uno grigio scuro e uno nero, e anche questi mi pare pagati sulle 7 euro. Poi, cioè non è che si fa tanto, o è 7,99 o è 1,99 o è 2,99, sì, perché io vado sul risparmio, o è 4,99 o il massimo che ho speso io 12,99. Poi ho preso un altro paio di pantaloni, questa volta questi sono proprio quelli, i pantaloni, quelli felpati, proprio a mo' di tutone. Sto terrore di morire di freddo. E udite udite, questo lui non lo sa, ma io ho preso una taglia immensa. È sua mia insomma, grazie amore, parliamo di pantaloni. Ho preso una doppia XL. Ora, per quale motivo? Perché io tutte le volte che compro i pantaloni della tuta, la versione femminile mi sta sempre un po' stretta di sedere. Spiegati che 2XL è perché XX. Io, sì ok, però io voglio i pantaloni giganti, cioè quelli che proprio tu ti ci metti dentro e ci sciacqui. Ecco, un po' tipo gnappetta. Che compra le tutone, i pigiamoni eccetera. Ecco, io so dello stesso partito praticamente, e quindi
mega pantalone, mega tutone. Sì, questo io rubo. Mega tutone, questo qui è venuto un po' di più, però mi ricordo, cioè mi pare che veniva intorno ai 10 euro. Però insomma, 9,99, un tutone di quelli belli pesanti, di felpona, insomma, quelli che piacciono a me. Boh, per uscire quando non c'è voglia di vestite, fondamentalmente. Poi, questa roba tua. Altra cosa che ho preso in taglia super gigante, sempre 2XL, è questa. Questa è una felpa. Questa io ce l'avevo già in versione grigia, ma l'ho voluta prendere anche questa versione, e soprattutto in grandezza immensa, che ci navigo, proprio per lo stesso concetto di prima, e perché posso metterla con i pantaloni più stretti, tipo leggings, senza che mi si veda il culo. Quindi... Zero... Mi fai male? E quindi niente, ho preso questa ed è questo colore fucsia. Questo fucsia. E anche questa veniva 7,99 o qualcosa del genere. E poi c'è una felpa che lui ha preso uguale, però nella sua taglia. Io invece ho preso sempre la taglia XL, perché stavolta ho voluto cambiare, perché questa è la versione maschile, quindi già le felpe maschili sono più grandi per una donna. Invece di prendere la doppia XL, ho preso la XL, cioè, ed è questa qua. Ed è questa qui, praticamente è semplicissima, grigia, è praticamente uguale, perché il modello è come questa qua, c'ha lo stesso identico modello, solamente che è la versione maschile. E queste io le adoro, perché da freddolosa che sono, dentro c'hanno il pile. Quindi, fantastiche, fantastiche. Io cerco il pile ovunque. Comunque, qui, eccolo qua, la retina, che non si vede, la retina di Aurora, bianca, che gliela porterò adesso a danza. E adesso tocca a lui! Dai, tu hai preso queste cose qua, prendi questa busta. Questa è la tua busta, vai. Che ne so, coprirlo. Vabbè, questi sono i guantini da palestra, dato che io faccio calisthenics, questi li uso per aggrapparmi alla sbarra, per evitare di distruggere le mani più di quello che non sono controllati. Vabbè, fagli vedere come sono, no? Questi? Sì, vabbè, sono i classici guanti da palestra della Decathlon, classici proprio. Perché c'erano di diversi tipi, però. C'erano due o tre tipi. No, c'era un tipo un po' più leggero che non c'aveva abbastanza spugna qui e basta, non c'erano, sono due tipi. Uno più economico, uno meno economico. Questi venivano 9,99. E c'era anche un tipo tondo particolare. 5,99. E c'era uno con, cioè, tipo una tip che è fatta apposta per sollevamento pesi. Sì. Prima ci trovo però. Sta scomodo. Poi. Questi dovrebbero essere pantaloni. Sì, vabbè, sono pantaloni per fare ginnastica, anche che se forse li userò più per andare in giro che per fare ginnastica. Taglia L, perché a me la roba mi piace della misura mia, né più né meno, io sto comodo con la misura mia. E niente, questi sono anche questi verranno 7,99 della linea Gym e Pilates, regular, perché c'erano anche gli slim. Questi regular invece rimangono un po' più larghini anche sul fondo, quelli slim avevano l'elastico più stretto in fondo, e anche questi sono 7,99 euro. Questa è una felpa, l'ha comprata lei, uguale alla mia, solo che la sua misura, anche questa è la mia misura L, io vesto la mia misura o L o XL, dipende da come calza la roba, e è una semplice felpetta, anche abbastanza leggera della linea, fitness, leggera nel senso che non è di spessore, della linea fitness, e vabbè, la proverò, sicuramente la userò. Sì, perché lui praticamente adesso sta facendo questo allenamento di calisthenics. E su Instagram ha un suo profilo Instagram dove mette anche le foto, dove fa vedere i suoi progressi. Io divento rosso, 77 smen. Ve lo lascio scritto qua. Andate, guardate. Ve lo lascio scritto qui. Forse più là metterò anche qualche video. Tutti gli Instagram li troverete qui sotto. E poi c'è questo che è il classico cappello sciarpa della Decathlon,
mi pare 2,99 euro. Ma così mi ridai quello mio? O 1,99. Cioè c'hai il mio della Roma. E questo c'è freddo al collo? E zac! C'è freddo alla capoccia? E zac! A posto! Puffo! Puffo! Vabbè, quello è costa o 2,99 o 1,99 adesso. 1,99 o 2,99. Poi ci stanno queste magliette, l'ha prese lei, le t-shirt della linea Gym e Pilates. C'erano praticamente un sacco di magliette a maniche corte da uomo e anche da donna, però a 5 euro, 4,99 euro di cotone. Fatte proprio, cioè apposta per evitare che ti fai la sauna. E cioè so carissime, c'erano diversi, no perché tu non l'hai visto bene, te l'ho prese io, c'erano diversi colori, questi diciamo che erano quelli che mette lui, perché c'erano anche altri colori che però lui vabbè mette. Jim è... abbiamo vabbè. Cambiato telefono abbiamo e cambiato la differenza si vede perché beh, il mio è più tecnologico. Dai. Il suo è più tecnologico, è più quindi moderno. D'ora in avanti gireremo i video con questo telefono. Sì, vabbè, il mio ce n'ha anno, il suo ce n'ha 6, quindi la differenza... No, diciamo la verità, il mio è un S2, il suo è un Huawei P8 Lite, cioè c'è proprio sì, no, vabbè, un abisso. 16G, se dovessi comprarmi un altro telefono comprerei questo, insomma. Vabbè, andiamo avanti. No, la versione nuova non è buona come questo. Vabbè, comunque. Le due magliette avevo iniziato a parlare di queste, taglia L perché come prima a me piace. Questa è carina, questa mi piace tanto pure a me. A me piace. Questa è bella. Vabbè. Che è stile marmorizzato. Queste vengono... Arlighine, non so spiegarvelo, però è veramente carina. Vabbè, ho perso lo scontrino. No, lo scontrino ce l'avevo. Queste vengono, boh... 4,99€. 4,99€, cada una, cada una. Chi offre di più? 4,99€. E poi il mio gioiellino, che questo l'ho comprato, l'ho cercato su Amazon... invece l'ho trovato al Decathlon, immaginavo di trovarlo. E questo è un Adjustable Elastic Hard, 15 kg di forza peso. Io lo uso più che altro per i riscaldamenti, della linea Fitness. Lo cercavo, l'ho trovato e ve lo consiglio perché è ottimo per le spalle, per i bicipiti, sto per, coso per i tricipiti. Costa 12,99€. 12,99€. Sto coso. Ah, cosa? È un coso. È un coso. Va bene, noi abbiamo finito. Abbiamo finito, questo è stato il nostro video haul. Vi abbiamo fatto vedere un po' di cose differenti, non solo abbigliamento, anche regali di Natale, cose varie. All. Adesso scappiamo perché ci aspettano gli insegnanti dei nostri figli. E mi aspetta pure una cliente comunque, sì. E mi aspetta anche danza con Aurora a me, quindi figuriamoci. Vabbè, ci dobbiamo organizzare con le macchine adesso. Va bene. Ciao.